Daniela Marcheschi, buongiorno. Buongiorno a lei e gli ascoltatori. Benvenuta, benvenuta qui nel posto delle parole per raccontarci un breve libro, appena 80 e qualche pagine, ma un libro che ha necessità di essere raccontato e soprattutto di essere letto, perché un'altra lettura di un personaggio straordinario, mai abbastanza conosciuto e mai abbastanza riconosciuto, ovvero Pinocchio. Lei in questo libro, Edizioni Deoniane EDB di Bologna, propone una rilettura delle avventure di Pinocchio con questo libro intitolato Il naso corto. Già nel titolo c'è una prospettiva diversa, Daniela Marcheschi. Eh sì, effettivamente è così. Siamo abituati a leggere l'Ottocento e le avventure di Pinocchio in particolare, come fosse un libro naturalistico, cioè, cosa voglio dire, un libro in cui bisogna prendere alla lettera gli sviluppi della vicenda raccontata. Quindi Pinocchio sarebbe uno scavezzacollo, un monello, uno che esercita l'arte di Michelaccio, andare a mangiare, bere, dormire e andare a spasso, e poi dopo una serie di vicissitudini questo burattino scusate, così scavezzacollo, così monello, diventerebbe finalmente un bambino per bene. E in realtà Collodi, che forse è ancora più come dire, di Pinocchio un famoso sconosciuto, in realtà Collodi seguiva un'altra idea di letteratura. Era un umorista, era il principe, il maestro, come veniva chiamato al suo tempo, degli umoristi italiani, e quindi la sua scrittura, il suo romanzo è un romanzo umoristico. L'umorismo italiano grandissimo, non è vero che non c'è una tradizione comico umoristica o umoristica, c'è, e come. Bene, questo umorismo di Collodi fa sì che il Pinocchio vada letto come un romanzo, sì, di formazione, di avventure, favola, fiaba, tutto quello che si vuole, ma principalmente come un testo umoristico. Allora ci rendiamo conto, seguendo le tracce di questa idea di letteratura e di questa idea della vicenda, che il Pinocchio, quando arriva a compiacersi perché finalmente è diventato un bambino per bene, guarda quel povero burattino tutto strano, con le gambe incrocicchiate sulla sedia, sentendosi tanto superiore, ecco, quel Pinocchio lì diventa oggetto dell'umorismo e dell'ironia di Collodi. Pinocchio bambino si guarda con grandissima compiacenza, cioè pieno di vanità, vanesio, e pensa, da grullo, potrebbe dire Collodi con una parola fiorentina, o da citrullo, ecco, è una parola un po' più, diciamo, pantoscana, ecco, da citrullo, in realtà pensa che diventare per bene sia una meta. E in realtà Collodi gli dice, proprio con la punteggiatura che nelle migliaia di altri scritti di cui noi abbiamo testimonianza, che l'edizione nazionale sta raccogliendo, ecco, con quella punteggiatura, punto esclamativo, puntini di sospensione, Collodi sta veramente prendendo in giro. E quindi sta dicendo, attenzione, non diventare per bene così come lo pensi, perché vuol dire che diventerai un conformista, vuol dire che ti appagherai, sarai uguale a questa borghesia, a questa classe dirigente italiana che ha tradito il Risorgimento, che non ha tradito il suo compito storico. Ecco, e questa è un po' la parabola del Pinocchio. La parabola del Pinocchio che è stato letto da tantissime persone, tantissimi bambini, continua a essere letto, ma di tanto in tanto la rilettura critica di un libro come questo è importante, perché ci dà il polso di quello che è la visione
se vogliamo, allargandolo dal punto di vista letterario e anche politico di quel tempo, di come Carlo Collodi raccontasse non solamente la storia di un pezzetto di legno, ma raccontava la storia di un pezzo d'Italia. E nella lettura contemporanea, mi corregga se sbaglio Daniela Marcheschi, noi possiamo ancora capire, anche noi stessi, è un libro di una forte presenza antropologica, psicologica, quindi attraverso la cosiddetta semplicità, sottolineo cosiddetta semplicità di questo libro, c'è veramente una sostanza straordinaria, e lo dico lei che ha curato l'edizione dei Meridiani di Collodi, quindi ha lavorato tantissimo e continua a lavorare sul pensiero di questo scrittore. Sì, effettivamente è proprio così, è uno scrittore che ha fatto una gran paura, nel senso che quando Collodi comincia a scrivere per i bambini, tutti cominciano a elogiarlo e a dire ah che bravo, perché Collodi ha proprio quell'umorismo che ci vuole per parlare ai bambini. Quindi ai bambini si può parlare con umorismo, ma negli stessi precisi anni in cui lui sta pubblicando il Pinocchio, Collodi è anche, come dire, appare anche prepotentemente sulla grande scena editoriale italiana. Le macchiette vengono pubblicate da Brigola. Brigola è una casa editrice raffinatissima di quel periodo. Ci pubblicano tutti i grandi scrittori italiani del tempo, Verga, tantissimi scrittori. Ebbene, quando Collodi pubblica per gli adulti, lo criticano perché è un umorista. Che cosa stava succedendo? Stava succedendo che il gusto degli intellettuali, soprattutto dei ceti, degli ambienti metropolitani, delle grandi città, stava cambiando. Piaceva il verismo. Il verismo che non piaceva per un certo periodo, almeno convinto anche il pubblico, però il verismo stava diventando di moda. Quindi la scrittura umoristica, che invece era protagonista dei grandi giornali precedenti l'arrivo dei giornali di informazione, perché il Corriere della Sera nasce alla metà degli anni 70, quindi pochi anni prima che arrivasse il Pinocchio, ma il grande giornale di quegli anni 70 è il Fanfulla, che è un giornale satirico, umoristico, e che faceva una satira terribile della società contemporanea. E questo Collodi era un Collodi pesante da digerire, usiamo questa metafora così alimentare, era veramente pesante, perché era un uomo libero, era una persona che non era collocabile in nessuna setta, per usare una parola, la parola, una definizione di un amico di Collodi, che mi ha lasciato una traccia molto bella, un ricordo molto bello della personalità. Quindi da una parte il cambiamento delle mode, da una parte un giornalista satirico scomodissimo, ecco, tutta questa mescolanza ha fatto sì che la prima parola d'ordine della cultura di quel tempo fosse, neutralizzare questa scheggia, questa personalità di intellettuale libero, che conosceva benissimo le culture internazionali, che è stato un critico d'arte sopraffino, ha lanciato i Macchiaioni, che è un critico musicale straordinario, di Rossini soprattutto, coglie delle cose di Rossini che la musicologia ha recuperato ampiamente nel Novecento, ma lui ne scrive tranquillamente proprio nei primi anni 50, quindi è una personalità veramente poliedrica. E soprattutto poi c'è un fatto che, appunto, bisogna pensare che in fondo quel Collodi lì viene tramandato a noi anche attraverso quindi la lettura potente, drammaticamente potente, che ne fa la cultura fascista. La cultura fascista nella lettura, che dicevamo, naturalistica, cioè proprio senza tener conto della lente umoristica, la lettura che ne fa il fascismo è una nazione, ecco, l'Italia è come Pinocchio, burattino, anarchico, monello, birichino, che non ha il senso della disciplina, che non lavora, che non vuole andare a scuola, non è un cittadino inquadrato, ecco, finalmente diventa
il cittadino per bene diventa il cittadino consapevole dello Stato. Questa potente lettura ha avuto un grande successo, ma in realtà il rapporto di Collodi con questa il rapporto di Collodi con il suo Pinocchio è estremamente più complesso. Lui dice agli italiani: benissimo, guardate bene di non diventare appagati, perché se vi appagate diventerete come questa piccola classe dirigente che sta che è parassita, che sta distruggendo il paese, che non capisce cosa significa diventare moderni e così via. Perché Collodi, contrariamente ad altri scrittori che si sono impauriti di fronte allo strappo della modernità, è stato uno di coloro che ha sempre detto che l'Italia deve diventare un paese moderno. E come diventa un paese moderno? Eliminando il parassitismo dei ceti dirigenti. Lui questo lo scrive continuamente nel teatro, appunto nei suoi strepitosi articoli satirici sul fanfulla, e si vede da questo punto proprio una dimensione europea. Ricordiamoci che Collodi non solo si muoveva continuamente per l'Italia, ma anche andava all'estero, perché noi abbiamo le tracce delle sue permanenze, le testimonianze. Ogni volta che vado a Parigi e a Londra, quindi c'è molta più ricchezza in questa vita di quanto noi non pensiamo, spesso spinti da un po', come dire, da fantabiografie, cioè da biografie che ne fanno una macchietta di paese, ma questo è l'occhio provinciale di chi guarda la letteratura a volte dell'Ottocento come una cosa piccola. In realtà l'Ottocento italiano è molto più ricco di fermenti che a un certo punto, come in un imbuto, sono stati o cancellati in certi casi oppure veramente travisati. Ecco, no, non sempre è successo, ma insomma in alcuni casi sì. Basti pensare al pensiero straordinario di Gioberti, che non è certo che è stato neo-guelfo per pochi anni, ma in realtà quello che ha prodotto in Critica della cultura è strabiliante, molto prima del pensiero antropologico di Taylor in Inghilterra, quindi siamo a 30-40 anni prima. Daniela Marcheschi, veniamo al titolo del libro, Il naso corto, perché Il naso corto non è semplicemente per attirare l'attenzione, la curiosità rispetto al libro, ma è proprio entrare nel respiro della narrazione di questo libro, perché forse tutti quanti noi abbiamo letto in maniera diversa il libro di Pinocchio, badando soprattutto le bugie. Questo libro vuole, lei dice, vuole restituire al capolavoro quella dirompente potenza di significati che la verve inventiva di Collodi, la sua genialità infusa in una impareggiabile macchina fantastica. Ecco, non è una lettura sbagliata leggerlo dal punto di vista della bugia, ma è una lettura parziale. Sì, devo dire la verità, che io avevo pensato a un titolo Pinocchio senza bugie, e che Il naso corto mi è stato suggerito dal direttore della collana Roberto Alessandrini, e penso che abbia avuto molta ragione, perché Il naso corto è che sposta un po' l'attenzione. Il naso di Pinocchio non è lungo, non perché Pinocchio non dica bugie, Pinocchio le dice le bugie, ma sono bugie di un bambino, che si sta misurando col mondo, che vuole crescere. Non sono le bugie, le menzogne terribili, gli imbrogli, le menzogne che nascondono gli inganni di cui sono capaci con malignità e cattiveria gli adulti. Questa, come Pinocchio, è una onesta dissimulazione, poi fronte certo. Bugia. Sì, in effetti Pinocchio, dice le bugie alla fata, ma perché è un bambino, vuole tenersi uno spazio suo, è un sano modo di crescere, no? Anche dire la bugia, e da questo punto di vista è un modo per gestire anche la propria autonomia. Dice: ah, sono un delinquente anch'io, e ottiene finalmente la scarcerazione, perché ha capito che il mondo va alla rovescia, che gli innocenti finiscono in prigione e i delinquenti restano fuori in questo mondo che viene raccontato. È un paradosso, ma è questo, cioè, la realtà
si incarica di dimostrare tante volte che i paradossi sono, ahimè, qualcosa di pesante e di esistente. Quindi il naso corto, perché Pinocchio tutto sommato non dice le bugie. Il burattino, la storia del burattino, la storia che ha costruito con Lodi, non è una storia bugiarda, no? Tra virgolette, ma le bugie l'hanno detti gli adulti che non vogliono misurarsi con la libertà, con la novità anche di scrittura di Collodi, perché se c'è una cosa che è straordinaria, che colpisce, è che al di là di alcune espressioni, mi permetto un aneddoto, di cui io già chiedevo il significato alla mia nonna. La mia nonna era nata nel 1902 e lei già non sapeva che cosa volevano dire certe parole che usa Collodi, così molto toscane, molto... Ecco, fermo restando questo, poi in realtà quello che stupisce è che la lingua di Collodi è la lingua che parliamo oggi. Quindi è uno scrittore che ha intuito dove sarebbe andata quella lingua che si affermava come unitaria faticosamente nel suo Ottocento, e questo è straordinario. Quindi è un libro forse di fronte ai quali bisogna, di fronte al quale bisogna cambiare la nostra ottica e scavare appunto attraverso la lente dell'umorismo e capire, e soprattutto noi speriamo come edizione nazionale di poter pubblicare, non dico le migliaia, perché sono veramente migliaia e migliaia di articoli di Collodi, ma di poterne pubblicare una parte veramente rappresentativa in cui si veda la ricchezza, l'umorismo, la verve di uno scrittore strabiliante che ha insegnato molto anche a Totò, lo smemorato di Collegno, per esempio, finisce con una citazione clamorosa di un libro di Collodi, e così di Un nome prosaico, per esempio, che è una proprio una delle cose più divertenti che abbia scritto Collodi per gli adulti, tra l'altro. Daniela Marcheschi, sì. Prima di chiudere questa conversazione dedicata al naso corto, una rilettura delle avventure di Pinocchio e di B Edizioni, prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Il libro, dico una cosa controcorrente probabilmente, sto rileggendo Pascoli, che anche quando si sente vate dell'Italia con il professore Giovanni Pascoli, poeta dell'Italia, che sente la concorrenza, come si dice, il fiato sul collo di D'Annunzio, ha dei versi di una forza, di una potenza straordinaria e una ricchezza di ricerca metrica che mi porta alla mente le parole di Montale, che Montale diceva anche spesso nelle conversazioni private: hanno dato il premio Nobel a me, ma cosa dovevano fare con Pascoli? Ma c'è un verso di una poesia di Pascoli che le fa particolarmente compagnia, Daniela Marcheschi? C'è una poesia che mi piace moltissimo. Dov'era la luna che il cielo notava in un'alba di perla, ed ergersi il mandorlo e il melo parevano a meglio vederla. Veniva un soffio di lampi da un nero di nubi laggiù, veniva una voce dai campi. Non la voglio continuare, però. Veniva una voce dai campi, quindi è un ricordo scolastico straordinario. Ma una delle cose che mi dico sempre, che spesse volte, ad esempio Pascoli, noi lo poniamo nel cassetto delle conoscenze scolastiche, dovremmo riaprirlo quel cassetto e riandare alle poesie con uno sguardo diverso, perché è importante avere il senso anche di quello che era il verso poetico, di quello che è il verso poetico di un autore straordinario come questo. Grazie Daniela Marcheschi per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a lei e buona giornata. Buongiorno.